Che non c'è molto tempo da perdere, ci siamo amici, siamo su Port Alexander, nell'angolo in alto a sinistra, qui abbiamo dal team Ocean Gaming Special! Invece in colore rosso, dalle forze di Ayur, dal team Makers, ricordiamolo, team italiano, abbiamo Showtime! Ed eccoci qua, apertura normale nel frattempo da parte di entrambi i giocatori. Vasa, cosa ti aspetti da questo primo game? Cosa pensi che andranno a fare questi giocatori? Allora, non saprei perché poi alla fine, essendo un Terran contro Protoss, sostanzialmente da Zerg non sono molto abituato a vedere aperture su questo matchup. Certamente, come dicevamo prima, entrambi i giocatori sono tra i migliori rappresentanti delle loro razze fuori dalla Corea. È anche vero che dobbiamo dire una cosa, Special è sicuramente abituato a fronteggiare tra i migliori Protoss al mondo, perché è giusto ricordarlo, vive e si allena in Corea e tra l'altro sta facendo un'ottima run in quest'ultimo GSL, battendo anche tra i migliori Protoss al mondo. Sì, questo sicuramente. Tra l'altro entrambi i giocatori sono dei giocatori molto solidi, ricordavamo ieri Showtime ha chiamato il muro. Quindi l'abbiamo visto anche contro Clem avere comunque un matchup contro Terran molto molto buono. Special dal canto suo è comunque anche lui un giocatore molto macro-oriented e quindi sicuramente vedremo una serie molto combattuta e anche molto lunga. C'è anche da dire una cosa da parte di Special. Special, lo sappiamo tutti, è un ragazzo sicuramente fortissimo ma anche molto emotivo, forse anche troppo emotivo. Questo cosa vuol dire? Che se dovesse iniziare bene questa serie probabilmente sarà ancora più carico e ancora più convinto del potercela fare. Se dovesse vincere il primo o magari anche il secondo game Showtime, allora potrebbe essere veramente difficile per Special riuscire in un comeback. Sì, questo è vero. Special sicuramente uno dei player più emotivi di tutta esatto, la scena mondiale, sì, addirittura, esatto, sì, perché sì. Proprio sembra quasi me, anch'io sono molto emotivo in realtà. Quando competi nei tornei internazionali. Ma no, in generale. Perché nella vita. Nella vita. E comunque possiamo vedere, entrambi i giocatori stanno facendo il giro della mappa. Prima abbiamo visto Showtime con la proba andare a cercare delle possibili racks proxate, adesso invece Special con il Reaper per vedere possibili proxy. Ad esempio Special stava cercando bellissimo qua il trick. Non ho capito se lo voleva attirare dentro per poi ucciderlo, non lo sappiamo, fatto sta che è rimasta chiusa fuori. Lo voleva attirare dentro per trollarlo. Per trollarlo. Attenzione, abbiamo già una robo, abbiamo già un Immortal in produzione per Showtime e questo potrebbe far intendere una qualche partenza estremamente aggressiva da parte del giocatore Protoss tedesco, che lo ricordiamo ancora una volta fa parte del team italiano dei Makers, mentre un team un po' strano l'abbiamo visto prima, quello di Special. Sì, prima cercavamo qualche informazione di preciso sul team di Special, Ocean Gaming, team cinese, che oltre a, se non sbaglio, Silky e Todd Ming, player cinesi, e lui c'è dentro anche Zest. Zest, tra l'altro, Zest è uno dei Protoss appunto più forti al mondo. Tanto siamo a 3 minuti e 43, è arrivata la prima mina, è arrivata una mina, ce ne dovrebbe essere anche un'altra in produzione. Costretto Special a muovere quel Reaper per cercare di prendere informazioni, per capire quali sono le intenzioni del suo avversario. Adesso trova aperto, però decide di non entrare. Dove se ne va? Sì, il Reaper non ha voluto scoutare anche per paura magari di perderlo. Voleva morire. Non voleva morire, però nel frattempo un drop un po' particolare da parte di Showtime con una Sentry, un Immortal. Vediamo un po' che tipo di danni riuscirà a fare. Sicuramente non è un investimento grossissimo come un drop di due Immortal, perché comunque la Sentry costa meno. Arriverà sicuramente un po' prima, anzi addirittura decide di warpare tutto, quindi sarà un attacco frontale in early game. In difesa ci sono solo Marine e una mina, sicuramente non il massimo, però c'è anche una Banshee cloccata in produzione. Attenzione, adesso Special con la sua Helion riesce a vedere quel Warp Prism e va subito a posizionare un Depot per cercare di avere visione, ma non riuscirà ad avere tempo per costruirlo. Arriva subito nella base del suo avversario Showtime. Attenzione, siamo già in una fase molto importante della partita. Riesce a togliere anche il clock che viene cancellato. Adesso attenzione perché è costretto a pullare tutti gli SCV Special. Situazione davvero difficile per il giocatore Terran in questo momento. C'è la Banshee, ci sono tanti Marine, però dall'altra parte questi Stalker possono fare quello che vogliono. Ottimo tra l'altro il Kite, adesso sarà costretto a warpare addirittura qua Showtime, molto aggressivo il giocatore tedesco.
sembra quasi volerla provare a chiudere immediatamente il giocatore del team Makers. Attenzione però, sembra essere incredibile la difesa da parte di Special. Vediamo lo Psy in questo momento ancora equilibrato, ma sta prendendo in largo il giocatore tedesco. Potrebbe cadere l'Immortal. Buona, buono il salvataggio dell'Immortal con quel War Prism. Diciamo che Special ne è uscito bene comunque. Sì, Special ne è uscito bene, ha perso 15 SCV, però soprattutto grazie al tank arrivato negli ultimi frangenti dello scontro è riuscito a respingere Showtime, che in questo momento però decide di continuare ad attaccare. Questo Liberator non basterà contro questi quattro Stalker. Tra un attimo adesso sta aspettando di rigenerare gli scudi, diciamo, dell'Immortal per portare anche lui sul campo di battaglia Showtime. E adesso vedremo Showtime quali saranno le sue intenzioni, se quelle di temporeggiare oppure continuare con questo push. È andato bene, ma forse non troppo nel primo push. Intanto si va a posizionare il tank. Il tank, guarda come si muovono sul perimetro dei colpi del tank quegli Stalker. Sì, adesso si prenderanno qualche colpo di troppo adesso con questo Immortal droppato vicino al tank. Però attenzione, over riparato, cade comunque. Cade comunque, ottimo qua il pick da parte di Showtime. Si porta a casa un tank, ce n'è solo uno a difesa. E attenzione però, perché adesso il Liberator e la Banshee possono fare davvero dei danni, anche se ci sono le batterie di scudi già pronte. Tanto attenzione a questa Viking, è fondamentale per cercare di tenere sotto controllo il War Prism, mentre dall'altra parte adesso si va a posizionare il Liberator, ma ci sono già tre Stalker. Potrebbe cadere quel Liberator, non ha fatto alcun danno. Ottima la difesa di Showtime. Dobbiamo dire che in questo momento il giocatore tedesco sembra essere abbastanza stabile in controllo della partita. Sì, giocatore tedesco stabile nel controllo, anche perché comunque aveva visto che c'era lo Starport che sta facendo uscire le unità, quindi ha messo le batterie di scudi che gli hanno permesso di reggere queste aggressioni. Infatti, se avete notato, lo Stalker veniva continuamente riparato dalla batteria di scudi e non moriva sotto i colpi del Liberator, che ricordiamo ha un ottimo danno. Tanto ho scoperto perché prima non scoutava il Reaper, perché sostanzialmente si era chiuso. Esatto. Lui voleva scoutare, ma non gli era stato permesso. Intanto attenzione, rischia di perdere anche la Banshee Special. Si salva con 10 di vita. 10 di vita, non so, è sufficiente, no? L'importante è non morire. Tanto attenzione dall'altra parte, un buon manipolo di Marine, un solo tank, ma abbiamo visto la Robotic Bay da parte di Showtime, che quindi cercherà anche uno switch subito a Colossi, molto aggressivo. O Disruptor potrebbe essere. O anche essere Disruptor, anche sì. Per la gioia di nonna, ricordiamo. Grande sono la fan, sua unità preferita. Grande fan dei Disruptor, che sicuramente sono tra le unità più spettacolari di StarCraft, sono difficili da utilizzare. Difficili anche da contrastare, perché comunque ti serve davvero un'ottima micro per evitare i colpi. Gli ottimi riflessi, no? Esattamente, però invece decidi appunto per andare a Colossi. Non c'è ancora la ricerca delle lance termiche estese per loro, vedremo se arriverà a breve. Nel frattempo, ottimo il posizionamento di questa Viking e di questa mina per evitare appunto dei drop. Come perché forse lo conosci meglio di me, Showtime dà il meglio di sé in early game o anche nelle fasi avanzate è estremamente solido e temibile? Allora, Showtime è un giocatore solido e basta. Detto proprio terra terra. Nel late game è davvero forte, ma anche nel reggere early push, aggressioni iniziali, riesce sempre a difendersi bene. Showtime è proprio un player che nella fase difensiva non ti guardano. Basta. No, mi dispiace, però stavo facendo dei segnali, perché adesso arriva una scan e vede la Robo. Vede la Robo Bay con la ricerca in corso per le lance termiche. Quindi ora Special sa che stanno per arrivare dei colossi. E vedremo se e come reagirà. Per il momento non vediamo la produzione immediata da parte di Viking, da parte del giocatore messicano, uno dei giocatori da più tempo comunque nella scena competitiva di StarCraft 2, è sempre riuscito sostanzialmente a muoversi su altissimi livelli in questo eSports. E lo abbiamo detto, è stato per molto tempo ha vissuto in Corea, quindi questo certamente ti avvantaggia perché ti dà la possibilità di allenarti con i migliori giocatori. Ma attenzione, però c'è il perché drop in main subito anche nel frattempo. Grande drop in main da parte di Special. Però buona la difesa, perché questi 5 Stalker non permettono. Attenzione però, drop nel frattempo dall'altra parte con questi Zealot che può fare dei danni. Però ottimi i Marine lasciati in difesa. Però attenzione, questa Banshee si porta a casa le prime probe della partita praticamente da parte del giocatore messicano. Sono già 4, nel frattempo deve annullare il warp con questo prisma, perché stavano arrivando i Marine e i Marauder a difendere. Allora, sostanzialmente in questo momento erano un po' ovunque nella mappa, si stavano multidroppando, multitascando l'uno con l'altro. Non ci sono stati grossi danni da nessuna delle due parti, ma in qualche modo Special sembra aver preso un leggero vantaggio, neanche troppo leggero, sullo Psy. 148 per il giocatore messicano, 122 per il giocatore tedesco. Questo vantaggio è dovuto soprattutto
all'armata di Special, che non essendo comunque un'armata molto tecnologica, quindi formata principalmente da unità base, gli ha permesso di non spendere in ricerche, ma solo in unità. Invece Showtime, come abbiamo visto, sta ricercando tanti potenziamenti, perché adesso sta finendo il Concilio dei Templari, quindi probabilmente arriveranno le Storm a breve, sta ricercando il Blink e ha già ricercato i Colossi con le lance termiche. 10 minuti e 30, siamo al quarti di finale di questo WCS Spring. Adesso le partite sono importantissime, intanto si porta a casa questo pilone, il giocatore messicano è costretto a difendersi, probabilmente dovrà sacrificare questa quarta base, il giocatore tedesco, buona feedback. Feedback, attenzione, arriva questo ingaggio, ma dall'altra parte arriva il mega drop, e questo potrebbe far molto male nella picture in picture, lo vediamo, potrebbe andare giù l'archivio dei Templari. Cade Concilio, questo qua potrebbe far male, decide invece di focussarsi sui piloni e sul Nexus. Non capisco perché ha lasciato in vita questo. Intanto quello lo butta giù quando vuole. Intanto attenzione anche lo scontro sulla parte centrale, ma questo potrebbe parlare a favore del giocatore messicano grazie a quel colosso, ma è andato giù comunque tantissime unità. Si perde un attimo via le medivac qua Special. Ha fatto bene Special, forse poteva fare anche qualcosina in più. Poteva fare sicuramente qualcosina in più, però comunque ottimo nella difesa, perché lascia sempre un piccolo manipolo di unità in difesa per evitare appunto questi rambai di Zealot che, se non contrastati, fanno malissimo. Eh sì, anche perché praticamente ti shottano una linea mineraria in pochissimo tempo. Allora, sostanzialmente continua forse ad aumentare leggermente il vantaggio di Special in questa partita, ma Showtime, specialmente grazie ai ben tre colossi che ha a disposizione in questo attacco, potrebbe fare veramente colossi male. Colossi con tutti questi Zealot comunque a proteggere possono essere una buona arma per contrastare il suo avversario. Adesso vediamo gli Zealot che piomberanno addosso all'esercito di Special, come in questo momento i tank saranno costretti a far fuoco un po' da una parte un po' dall'altra. Adesso c'è l'ingaggio, sembra molto buono il posizionamento qua da parte di Showtime, che potrebbe portarsi a casa addirittura la base, perché i Force Field hanno chiuso fuori tutta l'armata di Special. È chiuso fuori da casa sua il povero Special, dall'altra parte prova con un liberator a fare dei danni, ma guardate lo Psi come si è riequilibrato, e sostanzialmente in questo momento servirebbero probabilmente delle Viking. I tre colossi si muovono indisturbati nella mappa, scappano adesso inseguiti da Marine Marauder ed SCV, ma gli SCV sono proprio in massimo contro il colosso. No, però ti permettono di prenderti Mancare in faccia quei danni. Colpi, cioè sacrifici. In certe situazioni è meglio perdere degli SCV che perdere dei Marine, soprattutto qua quando sei in difesa devi obbligatoriamente respingere il tuo avversario. Però attenzione, un altro drop in arrivo, tanti Marauder caricati su queste medivac. Però dall'altra parte Showtime sembra essere pronto a difendersi, probabilmente sarebbe il caso di inserire qualche Viking contro quei colossi nell'army composition del giocatore Terran. Anche perché, no, sugli upgrade siamo sostanzialmente alla pari. Attenzione, arriva il drop, c'è già pronta la difesa, però sono tantissime unità queste da parte di Special. È buona unità da parte di Special, arriva però lo Steampack, no fear per questi Marauder che si muovono in avanti, avanti e indietro, il ballo si porta a casa quella robotic, quella fabbrica robotica, probabilmente adesso sarà costretta a scappare, ma va, prova a multitaskare ovunque Special. Sì, ottimo multitasking qua da parte del giocatore coreano, che però attenzione adesso con questo Blink Showtime riesce a portarsi a casa le medivac. Adesso prova l'inseguimento qua Showtime coi colossi, non ce la fa, perché attenzione però Blink si porta a casa qualche Marauder a gratis. Ottimo attacco da parte di Special, ottima difesa comunque da parte di Showtime. È ottima difesa da parte di Showtime. Adesso la domanda che ci dobbiamo porre è come potrà difendersi Special, perché si sta riportando avanti Showtime. Un colosso è caduto, è stato perduto da qualche parte, si muove in avanti. Adesso la differenza di Psi è importantissima. È avanti Showtime, sia sull'armi sia sul numero dei lavoratori. Attenzione perché ci sono anche tanti Force Field qua da parte di Showtime che gli permetteranno un controllo del terreno di gioco pazzesco. Qua la base è stata alzata e sta andando qua sulla la base, esatto. Perché non ci sono abbastanza minerali per costruirne un'altra, perché si sta spendendo davvero tutto in armata in questo momento. Infatti se guardate sostanzialmente sull'army composition siamo quasi alla pari, ma quello che abbiamo detto in questi giorni più volte è anche la qualità dell'army che ha in questo momento. È buona l'army composition da parte di Special, ma rimane sempre la stessa domanda da considerare comunque, come attacchi colossi. Guarda quanti tank ci sono. È vero, tantissimi tank, ma i tank lo sappiamo sono una struttura che comunque devi portare in avanti e devi posizionare. Vedremo quello che succede. Fatto sta che a 14 minuti e 50 della partita Showtime è vicinissimo a essere maxato e ha già il +2/+2. +2/+2 che sta per arrivare adesso da parte di Special, quindi comunque anche a livello di upgrade siamo in una situazione abbastanza di parità. Showtime ha dal lato suo l'economia, infatti vediamo 81 worker per lui contro i 60 praticamente di Special. Attenzione però perché questi Zealot possono fare male se non visti. Tanto come anche questo drop.
Esatto, anche il quick drop, ci sono pochi marine, vediamo se saranno sufficienti, devono entrare nel bunker, ma si dimenticano di salvare la loro vita, ma dall'altra parte arriva il mega drop, ma c'è già un colosso pronto a difendere, vediamo quello che riuscirà a fare Special, in questo momento si abbassa l'Obsidian, entrambi i giocatori, ma forse si abbassa di più quello di Special, però si porta a casa anche delle probe. Sì, ottimo posizionamento con questo Liberator e ottima risposta da parte di Showtime, che con questo Blink se ne libera subito, perdendo solo 4 probe, che comunque in questa fase del game non è così facile difendere ogni base senza perdere nulla. Comunque direi un bel antipasto per iniziare oggi, questa partita. Sì, direi una partita godibile. Adesso vediamo, questo Marine morirà finalmente per Showtime. Inizierà. Finalmente vuol dire hai lasciato intendere una simpatia da parte tua per Showtime. Beh, un po', dai. Ci sono tanti altri Templari, non ho visto se sono pronte le Storm in realtà, però attenzione, bellissimi questi Forced, ottimo comunque anche il pick up da parte di queste Medivac a salvare i pochi Marine rimasti incastrati insieme a questo Stalker che morirà malissimo. Esatto, sì, intanto attenzione, vediamo quello che sta succedendo, è maxato Showtime, ci sono praticamente un numero indefinito, indefinibili di tank da parte di Special, però, ma attenzione. Si muove verso questa base, se dovesse cadere anche questa base allora l'economia di Special subirebbe un pessimo colpo. Sull'army composition ci siamo, attenzione ai colpi di quei tank, boom boom boom! Cadono tantissime sentry dopo un solo colpo di tank, però attenzione perché dall'altra parte Special è davvero ovunque, prova a portarsi a casa il Nexus, invece arriva il recall, costretto a scappare perché questi colossi sopra i Marines impaccati fanno davvero male. E attenzione perché in questo momento Showtime ha l'armata splittata, l'armata divisa in due, prova a warpare. Attenzione però, vuole convergere verso il centro, attenzione perché qua ci potrebbe essere l'ingaggio decisivo della partita, i tank si sigiano solo in questo momento, costretto ad arretrare Showtime. È costretto ad arretrare Showtime, adesso all'armata splittata, vediamo se andrà dritto per dritto, ci sono tutti quei tank, non ho ancora capito se ci sono delle Storm, arriva la prima Storm su un tank, non proprio il massimo una Storm su un tank. Non proprio il massimo, però prima o poi dovranno cadere anche questi tank a furia di Storm. Attenzione perché non è facile ingaggiare, attenzione il colosso fuori posizione, ma arriva la Storm che salva il colosso, bellissimo momento di eSport. Sì, situazione davvero difficile qua per il giocatore Terran perché si ritrova sotto di supply e è praticamente solo economia, perché a livello di armi sono in sostanziale parità, però l'economia del... bellissimi questi DT, però ottima anche conoscenza del gioco da parte di Special, che se li aspettava è arrivata la scan nel momento giusto. È arrivata la scan, però attenzione, adesso deve difendersi, deve avere un'altra scan, mentre adesso prova in qualche modo a splittare tutta la sua army Special, deve dare il meglio di sé in multitasking, deve essere ovunque nella mappa, cade, deve cercare di recuperare, cade la base, ma la differenza di Psy è sempre più a favore di Showtime. Sì, che tra l'altro continua ad attaccare boom, adesso boom, sotto boom, colpi di questi tank, forse non è la mossa migliore. Cioè, anche perché 10 tank, 10 colpi di tank distruggono tutti, ma dall'altra parte ci sono Zilot, ci sono un po' di DT, Showtime cerca di far valere sempre di più il suo vantaggio. Sì, Showtime sta prendendo un ottimo vantaggio, adesso queste scan riescono comunque sempre a salvare il giocatore Terran, che pulisce tutti i DT, si salva uno che sarà... Il blink dei DT, penso di non averlo mai visto. Attento, blink dei DT, +3/+3 negli upgrade da parte del giocatore tedesco e stanno arrivando anche le Tempest. A questo punto, insomma, la partita sembra poterla perdere solo Showtime, Sì, scelta delle Tempest molto interessante perché tutti questi tank sono iningaggiabili per il giocatore Protoss in questo momento. Le Tempest potrebbero essere la chiave di volta per riuscire a forzare lo spostamento dei tank e trovare lo spazio per ingaggiare. Allora attenzione, potremmo andare in una sorta di base trade e come potete vedere Showtime si muove in avanti non stop, sa di poter warpare un po' tutte le unità, stanno arrivando ben 4 Tempest, anzi 4 Tempest ci sono già sul campo di battaglia, sì, non so cosa possa essere un base trade questo, perché abbiamo Showtime che sta attaccando tutte le basi del suo avversario, nel frattempo Special si sta muovendo verso la terza con il grosso del suo esercito, guardate qua quanti tank, la base cadrà in tempo zero. Si scioglie, arriva il GG. Direi primo game in qualche modo meritato da parte di Showtime che subito è stato aggressivo sin dalle prime battute. Sì, un'ottima partita questa da parte di Showtime che comunque si è difeso benissimo perché le aggressioni da parte di Special sono state numerose e anche molto efficaci, nonostante tutto è riuscito a difendersi egregiamente. Tanto ci comunicano che siamo spariti, siamo un po'... nascosti, non ho ben capito per quale motivo, però non ci vedrete, ma noi saremo qui come se fosse una radio cronaca, tanto non che gliene frega di vedere noi, no? Sì, sono qui per vedere la partita alla fine.
Stamattina mi sono fatto una doccia, mi sono messo presto tutti i capelli, speravo di vedere un po'. Ma poi ci sarà modo per far vedere la tua bellezza incredibile al nostro pubblico. Intanto attenzione, perché sembra che stiano creando la lobby, sembra tutto integrato nella postazione. Sì, molto belle le postazioni, tra l'altro il palco di questo VCS è sempre, tra virgolette, il solito, che viene portato proprio in tour in giro per il mondo. Se non sbaglio, su un palco uguale a questo ci avevamo fatto il BlizzCon, non l'anno scorso, quello precedente. Non vorrei dire una castroneria, però proprio lo stile delle postazioni è sempre quello. Adesso su questa carrellata che fa vedere comunque anche i colori dei player che avranno in battaglia, ricordiamo blu per Special, rosso per Showtime. Showtime comunque abbastanza tranquillo, bellissima tastiera per lui tra l'altro. Tutta colorata la tastiera del giocatore dei Makers. 10 FPS in più. Che è riuscito tra l'altro a far vedere come sia tornato sui suoi livelli dopo un leggero periodo di appannamento, ma intanto ci siamo. Siamo su King's Cowell Lower Ladder Edition. Il covo del re nell'angolo in alto a sinistra è già dietro 1-0 in questa serie dal team Ocean Gaming Special. Invece spawna nell'angolo in basso a destra in colore rosso per Ayur, per l'Italia, dal team Makers Showtime. Notevole, te l'aspettavi, questo non me l'aspettavo. Vediamo Special dove va con queste SCV. Vuol far qualcosa di strano, vuole fare una piccolo mind game, secondo me, in realtà, perché decide di mettere la Rax comunque in casa, però sì, fuori. Ci sta. Così, quando arriverà la prova a scoutare, non la vedrà, ci sarà un attimo probabilmente di panico da parte di Showtime, che sa che Special lo può frozzare, lo sa, quando arriverà a scoutare, vedrà che non ci sarà la Rax e dirà, dove l'ha messa? E ora dov'è? Però in realtà è in realtà... Non è, non gas, è così però. Standard comunque. Doppio qua, gas da parte di Special. Potrebbe essere sempre, gli faccio vedere due gas così proprio. Chissà inizia, che cosa si aspetta, no? Inizia proprio ad avere le paranoie. Però vedremo un attimo quali saranno anche le scelte comunque da, qua da parte di Special e come reagirà Showtime. Vediamo la probe, vediamo quale sarà la reazione immediata da parte di Showtime. Arriva la probe in questo momento da parte del giocatore tedesco, non vede niente. Vedi i due gas con i 6 SCV in questo momento. E ora dirà, e ora che succede? Vediamo quando e se riuscirà a scoutare quella caserma. Intanto arriva il secondo depot da parte del giocatore coreano, forse anche il terzo per chiuderla dentro. La chiude dentro? Non la chiude dentro. Mette giù una factory. Attenzione. E ora però la scouta, forse la scouta abbastanza presto. Non so se ha cambiato qualcosa della sua build Showtime per quello che ha visto. Showtime è rimasto comunque abbastanza tranquillo, si è preso la sua espansione. Sta controllando comunque. Ora dai, bagni un pilone, proxa qualcosa Showtime. Intanto sta arrivando il Reaper. Sì, è il primo Reaper. No, due Reaper. Reaper, quindi una variazione sul tema in qualche modo. Due Reaper possono essere fastidiosi. Il problema è comunque che c'è un'adepta a difendere, che infatti viene messa subito a difesa. Però se riesci a tenere in vita abbastanza il primo Reaper, in modo da averne due, puoi farti inseguire, portare fuori posizione l'adepta e quindi entrare a fare anche dei buoni danni col secondo Reaper, che non è male. Vedremo se ci riuscirà il Special, che poi si chiama il giocatore che ha cambiato più nick in assoluto, no? Sì. Non mi ricordo neanche tutti quello Major, poi a un certo punto Wundi. Sì, però lì penso che sia stato più un nome troll del periodo. Windy si chiamava. Si chiamava Windy. Intanto attenzione perché una Hellion e due Reaper da parte del giocatore Terran, che quindi cercherà di farsi subito aggressivo. Questa volta sembra cambiare il registro rispetto al game precedente, dove era stato Showtime a essere più offensivo nei confronti del suo avversario. Intanto arriva, vediamo l'adepta, quello che riuscirà a fare. Attenzione, potrebbe cadere una probe. Insomma, si è difeso egregiamente, mi sembra, Showtime. Sì, si è difeso egregiamente, tra l'altro con questi due Reaper e l'Hellion avrei provato addirittura a portarmi a casa l'adepta, sinceramente, perché c'era abbastanza potenza di fuoco. Due Reaper per due probe non è proprio un trade ottimale questo, diciamo, da parte di Special. Però vediamo adesso cosa vorrà fare con questo starport. Modulo tecnologico completato, ricerca del clock e Banshee per lui. Arriva la Banshee, arriva il ciclone da parte del giocatore messicano El Mexico, che comunque è sicuramente il giocatore più rappresentativo di tutta l'America Latina. E Special, anche perché chi c'è? Lui, c'è Cham, Cham, Jim Rising. Che è l'azzurro? Che è l'azzurro, possiamo metterlo. È giusto, ieri sì, abbiamo visto comunque delle bellissime partite. Si è un po' perso,
Chissà se lo vede, chissà se... Devi essere molto attento e avere la visuale lì. Avere la visuale lì, che non credo tu abbia la visuale in una Hellion che va in su e giù, tipo ubriaca, però se ne accorge, la vede e quindi ci manda immediatamente l'adepta. Vediamo questa sfida incredibile tra un adepta e un Hellion. Finisce in pareggio, forse. Potrebbe cadere. Cyclone viene visto da questo Observer, che praticamente ha visto tutto. Diciamo che per il momento Showtime, un po' per un motivo, un po' per un altro, però tutto gli sta andando egregiamente, sì, al giocatore dei Vickers. Sta andando tutto molto bene, tra l'altro è anche in vantaggio di lavoratori, anche perché comunque il Terran anche deve un po' essere propositivo contro Protoss, deve riuscire ad ottenere un po' di vantaggio nelle fasi iniziali. Adesso vediamo cosa riuscirà a fare questa Banshee. Però vedo già delle batterie di scudi in produzione da parte di Showtime, quindi non dovrebbe fare così tanti danni questa Banshee. Allora, siamo sostanzialmente pari con lo Psy, come potete vedere 62-64 adesso per Special, 65 per Showtime. Showtime che però fino a questo momento è riuscito a leggere sempre perfettamente quelle che erano le intenzioni del suo avversario. Non capisco perché gli sta togliendo l'energia. Non gli stava togliendo. No, sei sicuro? Sembrava che fosse un'allucinazione che faceva veramente dei danni, era una cosa incredibile. No. Attenzione, ci sono altre due fabbriche in produzione da parte di Special. Potrebbe quindi andiamo verso Mech. Potrebbe essere molto interessante la Mech contro Protoss. Dicevamo già nei giorni scorsi, è comunque... non si vede spesso, però è viabile, no? È viabile, si vede più spesso che fino a 2-3 mesi fa. Devi essere capace, perché non è semplice giocarla. Devi anche trovare la composition giusta per counterare la composition dell'avversario. Vediamo però questo, che sembra molto uno di quei push che abbiamo visto da Clem i giorni scorsi. Infatti vediamo tanti Marine, dei tank, un Raven. Vediamo se vorrà aggredire o rimanere difensivo. Sembra che voglia rimanere difensivo. Sembra voler andare a prendere, anzi andrà. Sta andando a prendere la sua terza base. Special 92 Psy a questo punto sta aumentando il valore dell'army composition da parte del giocatore messicano. Sarà interessante vedere se ha in programma di fare un push a un certo punto della partita oppure se aspettare veramente le fasi avanzate. Intanto cade la Banshee, buona notizia questa per Showtime, ha perso solamente due probe, ci possono stare. Partita equilibrata, si stanno studiando, provvediamo come si andrà a risolvere. Vediamo come si risolverà, nel frattempo vediamo tanti tank e i Cyclone. Gli Zealot con la charge che ha appena finito di ricercare Showtime possono essere buoni, perché piombando addosso ai tank, facendogli fare friendly fire, può risolvere situazioni anche brutte. Poi ricordiamo comunque gli Zealot hanno tantissima vita per essere un'unità base. Quindi potrebbe essere una soluzione buona. Attenzione, perché Showtime che nuovamente si riporta avanti verso il suo avversario, probabilmente non so se voglia fare dei danni, se si aspetta di fare dei danni o più che altro vuole mettere un po' di pressione anche solo psicologica. Ricordiamo il risultato, siamo 1-0 per il giocatore tedesco che in questo momento conduce la serie, un best of 5, bisogna vincerne 3. Certamente ritrovarsi sul 2-0 darebbe un vantaggio anche solo psicologico molto molto importante, ma a sua volta Special è un giocatore che da anni si sta allenando in Corea, da anni sta giocando contro i Protoss più forti al mondo, certamente può dare il meglio anche in questa serie. Sì, adesso vediamo che sta facendo un po' di ricerche in questo momento Special. Ci sono ben 4 Hellion e 3. Non ci sono upgrade. Non ci sono upgrade, però sta cercando tutti gli upgrade per le singole unità. Infatti vediamo doppia armor in produzione adesso. È appena finito il Blue Flame da parte di Special per le Hellion e stanno per finire gli acceleratori per i missili, che praticamente permettono al Cyclone di sparare molto più velocemente. Siamo 8 minuti e 20, a questo punto arrivano le due armory da parte del giocatore Terran, l'attenzione alle stelle, guardate tutte queste unità meccaniche che adesso vanno a inseguire, oh attenzione, potrebbe essersi fatto trovare un po' impreparato, ma arriva l'esercito dal lato sinistro, è costretto a tornare indietro Special, si porterà a casa qualche Zealot, non fa male, però sono piccole scaramucce. Tra l'altro in questo momento con Showtime costretto a scappare dall'armata di Special si trova in difficoltà, perché comunque l'armata di Special, Hellion e Cyclone sono molto veloci, riescono ad inseguire bene le sue unità e continua a rosicchiare. Adesso abbiamo questo pseudo inghiaggio, perché comunque nulla di fatto, poche unità cadono da una parte, poche dall'altra, però Showtime
si prepara per ingaggiare davvero. Vengono ricreati tantissimi Zilot, vediamo se vorrà portarsi in avanti. In questo momento la differenza sull'army composition parla sempre a favore del giocatore messicano, mentre partono delle Helion per cercare di arrostire un po' di probe del giocatore Protoss. Helion che si troveranno, un bello scambio questo. Bello scambio, tutti in move come al solito. Si è anche girato. Si è girato, ma dammi un comando ad attaccare, io voglio attaccare. Attenzione, partono, ma ottima la difesa. Bello sto blocco col warp. Non ha subito alcun danno Showtime. Ma proprio questo Zilot warpato lì è stato fantastico. Adesso vediamo, perché ci potrebbe essere davvero ingaggio. Guarda quante mine però. Ci sono, attenzione a tutte quelle mine. Non so se se ne accorre. Un immortal così, un arconte. Attenzione, potrebbe cadere anche un altro arconte, lo salva all'ultimo secondo Showtime. In questo momento però lo Psy sempre di più sembra essere dalla parte di Special, arriva un colosso. Colosso, scelta molto interessante, tra l'altro due colossi per volta da parte di Showtime. Colossi, è vero. Perché comunque l'armata di Special tende tanto a raggrupparsi, adesso di nuovo ottimo comunque il controllo e l'attenzione che ha Showtime sulle sue probe, perché subisce davvero pochissimi danni considerando l'attacco che è arrivato. 186 Psy probabilmente aspetterà di terminare il più uno all'attacco, il più uno alla difesa per le sue unità meccaniche. Il giocatore messicano sarà costretto probabilmente a difendersi. Showtime, non è facile difendersi da tutte belli queste unità force meccaniche field. Ma sono ottimi force field. Belli force field, permettono di portarsi a casa qualche unità gratis, non permettergli di scappare e anzi costringere il suo avversario a disingaggiare. Adesso stanno arrivando però anche i primi colossi, che contro tutte queste mine possono essere davvero buoni. I colossi hanno un raggio d'attacco più ampio delle mine. Intanto potete vedere nello schermo anche le tastiere dei due giocatori, la velocità con cui si muovono. Praticamente sono due pianisti, mentre intanto avanzano questi cicloni avanti e indietro. Ha aspettato troppo forse a portare la sua army Special. Perché l'ha lasciata indietro? Probabilmente aveva paura di qualche run-by, però adesso sa che c'è l'ingaggio della vita, l'ingaggio decisivo di questa partita. Siamo agli 11 minuti e 30 praticamente e sta per arrivare l'ingaggio. In questo momento le mine continuano ad avanzare, deve blinkare via, si prende un colpo di troppo forse da queste mine Showtime. Anche perché ancora non c'è l'upgrade del raggio dei colossi, quindi ancora non credo possano riuscire ad attaccare sulle mine senza farsi colpire. Avanza, potrebbe portarsi a casa questa base Special. È tutta una partita di posizionamento, si deve mantenere la calma, non si deve strafare, ogni piccolo errore può essere decisivo. Si qua deve lasciare perdere questa base, sarà costretto a perderla, deve ritirarsi perché deve aspettare. Attenzione a questo colosso che però non lo sa. Attenzione, deve salvarlo, sembra farcela. Ottimo questo blink aggressivo, attenzione perché adesso l'ingaggio sembra favorevole per Showtime, che costringe il suo avversario a tornare giù da questa rampa. Ci sono anche Disruptor comunque in questo momento. Esatto, sul sì, campo. Stanno arrivando, sono questi arrivati, possono essere molto buoni. Non so se l'ha visto. Buon colpo, adesso questi colossi sulla vita di quel tank fanno malissimo. Non è facile attaccare sopra quella rampa, il Protoss si è posizionato sopra quella rampa. Non so se Special abbia visto questa quarta base. Dove vanno tutte quelle probe secondo te? Probo. Attenzione, prova a passare sul lato destro, in questo momento deve stare attento anche a qui Disruptor, il giocatore supply messicano. Supply block addirittura qua per Showtime, che non ha costruito abbastanza piloni in base, però attenzione perché Disruptor sono molto vicini all'armata dell'avversario, però rischiano di cadere e vengono utilizzati. Bellissimo questo colpo, cadono ben tre Cyclone, qua Special deve tornare a casa. È incredibile, è bastato un errore di posizionamento appunto come dicevamo da parte di Special, che adesso tutto sembra essersi se non ribaltato comunque riequilibrato. Adesso sarà Special a doversi difendere. In questo momento però l'army composition è superiore quella del giocatore Protoss. Le probe sono tornate intanto sono a fare il loro a difendere lavoro. Però attenzione a questo colpo di Disruptor che va su un Cyclone, non bellissimo il colpo. Tra l'altro micro con il prisma sui colossi addirittura qua da parte di Showtime. Tanto arrivano questi Helion, provano a portarsi a casa un po' di probe, ci riescano ma non saranno tre probe a fare la differenza. Probabilmente in questo momento deve riuscire a difendersi. C'è una Planet, arriva dall'altra parte, potrebbe, buone qua sui colossi. Attenzione perché qua Showtime deve scappare. 144 Psy a 130, in qualche modo si è difeso Special. È anche vero che in questo caso con queste armi composition chi difende
è in qualche modo un po' avvantaggiato, no? Certamente, soprattutto il Terran con i tank già siggiati, già messi in posizione per l'attacco dell'avversario, è molto avvantaggiato. Comunque anche il avvantaggiato? Avvantaggiato. E anche il Protoss comunque ha dei buoni vantaggi. Adesso vediamo un po' che cosa vuole fare con tutti questi Stalker. Probabilmente vorrà provare, grazie al Blink, ad arrassare. E sembra anche aver trovato un buon angolo d'ingaggio, però forse il Blink è troppo aggressivo, perché questi tank ora faranno male. E i colpi dei tank fanno male. Costretto, guardate, non ha più scudi sostanzialmente nessuno di quegli Stalker. Showtime, è buono il colpo della mina. Attenzione però dall'altra parte, subito, mamma mia, non si fermano un secondo, altri danni, altre probe che vengono portate a casa, un ben 7-9, questo è un queste buon iniziano trade. Ad essere molte, queste sì, sono molte probe perse letteralmente a gratis, anche perché non c'è bank da parte di Showtime, quindi non può nemmeno fare sostituirle in armata in questo momento. Infatti probabilmente dovrà temporeggiare il giocatore tedesco, adesso vede quel piccolo manipolo di unità, probabilmente potrebbe cadere, mamma mia che danno fanno questi cicloni. Sì, i cicloni quando riescono a loccare il singolo bersaglio hanno davvero un ottimo danno, inoltre comunque sono unità molto forte perché hanno una grandissima mobilità. Vedremo un po' anche Blizzard se vorrà modificarli, comunque ricordiamo che nel corso della stagione... È una richiesta. No, a me piacciono personalmente. Però molti nella community si lamentano della potenza dei Cyclone. Adesso vediamo questo Liberator. Non visto che, attenzione, inizia a portarsi a casa qualche probe. Cadono le mine però dai colpi di questo Disruptor. Arriva questo Liberator, andiamo a vedere l'economia. In questo momento 74 lavoratori per Special, 72 da parte di Showtime. Sull'Army Composition lo vedete, parla chiaro, parla a favore di Special. La concentrazione negli occhi di Showtime, nei vostri monitor sulla sinistra, il giocatore tedesco, mentre adesso vedete Special colorato di blu, esattamente come li vedete nella mappa e nella minimappa. Vedete due eserciti che si avvicinano, si scambiano e si scontrano. Mamma mia, how many tank? Anche How Many Colossi. How Many Colossi. Davvero tanti, 5 colossi penso che possano sciogliere qualsiasi cosa a terra. Però attenzione, adesso c'è il range dei Liberator. Questo è veramente antipatico, eh. Dalla distanza, anche favorito diciamo dalla conformazione della mappa in questo momento, il Liberator sta facendo quello che vuole su quella Mineral Line, perché riesce a stare fuori portata dagli Stalker e nonostante tutto a prendere le probe. In questo momento Special ha 200 PC, Special ha un buon bank e quindi può permettersi, deve assolutamente tradare un po' di Army Composition. Si riporta su quella base che si era portato a casa anche prima. Attenzione, attenzione però, perché l'esercito Protoss è in questo momento diviso in due. Attenzione, tutto molto teso adesso. Sì, non si capisce Showtime come voglia ingaggiare, probabilmente con questi colossi andrà a intercettare i rinforzi che vengono visti in questo momento, però questi tank non sono abbastanza. Non c'è però anti-air per tutti questi Liberator, attenzione perché i colossi rischiano di cadere, sono ancora in vita però ce n'è uno davvero basso di vita, però prova l'ingaggio anche dall'altra parte con questi Zealot e questi Stalker. I tank non sono siggiati in questo momento, solo pochi, però ottimo il posizionamento da parte di Special che tiene a distanza tutto, però attenzione perché questi colossi sono alle porte della base del giocatore Terran. È incredibile, è difficile capire come usciranno i due giocatori da queste situazioni. Si sono portati a casa un po' di basi, quei colossi non hanno molta altra armi a difenderli. 180 psi per Special, 172 per Showtime. Certamente questi due giocatori ci stanno regalando una straordinata serie. Oh, che voi dovete andare a spammare. Non sono ancora assaggiati, potrebbe esserci l'ingaggio. Attenzione a questo Disruptor. Non ti avvicini a tutti quei colossi, mentre dall'altra parte se ne sbatte Showtime di quello che sta succedendo nella sua base. Potremmo andare quasi in una sorta di base trade adesso. Attenzione perché cade probabilmente la penultima base minante da parte di Special, quindi non c'è più economia praticamente da entrambe le parti in questo momento. Però Special ha un vantaggio, Special ha un bank importantissimo, 1600 minerali, 1100 gas, in qualche modo sembra essere in controllo della partita, anche fosse solo per lo psi. 192 a 142, potremmo essere in qualche modo vicini all'1-1. Sì, anche se a livello d'armata comunque Showtime non ha nulla da invidiare al suo sfidante. In questo momento sta continuando a forzare ingaggi sulla base principale del giocatore messicano, non riesce però ad ottenere dei danni effettivi. No, ma guardate che muro di tank, in questo momento 58 lavoratori sono per Special, 32 solamente da parte di Showtime. Difficile tenere tutto sotto controllo. Attenzione perché non si è messo in una bellissima posizione qua Special. Viene chiuso, attenzione, questi Disruptor possono far malissimo. Cadono,
i Disruptor prima di esplodere il colpo, però il surround sembra buono da parte del giocatore tedesco in questo momento. Cadono tutti i tank, questo Alconte si infila addirittura in mezzo insieme agli Zealot, pulisce tutto, showtime, però la differenza di supply è abissale, 164, perché guardate quanta armata ha Special nella sua base. Ha fatto il possibile showtime, ha fatto una sorta di miracolo, è riuscito a portarsi a casa tutti quei tank, ma come dicevamo la differenza di bank tra i due giocatori adesso ha fatto la differenza, perché mentre showtime non ha praticamente più niente, Special è di nuovo maxato. Sì, Special di nuovo maxato, showtime se ne accorge, quindi dal GG 1-1, 1-1, 1-1, tra una situazione lunga. Sì, l'avevamo detto. Sì, avevamo anche l'avevamo detto. Cavolo, guarda, è bello, abbiamo recuperato mezz'ora. E invece 1-1. Due game sono durati come la serie precedente, ma noi siamo qua per goderci questo StarCraft. Anche perché lo abbiamo detto che sostanzialmente sarebbe stato probabilmente il quarto di finale più avvincente questo. Vediamo se abbiamo delle comunicazioni strane dalla regia. Sta praticamente dalla regia ci stanno facendo notare come i Protoss siano sbilanciati. No, in realtà non tanto i Protoss, ce l'ha con la mappa la regia, perché già ieri non aveva detto comunque che King's Cove non è una mappa per giocare Protoss, e in effetti, se non sbaglio, sì, a parte forse in un mirror, non abbiamo mai visto un Protoss in questi scegliere giorni un Protoss vincere su questa mappa. Tanto vi ricordiamo quelli che sono i quarti di finale, quello che è un po' il programma di oggi. Abbiamo visto già Nibbe contro Laser con una grande performance del Protoss americano, adesso Special Showtime, successivamente Serral contro Time e poi once again Raynor contro Goblin, il nostro Raynor. Raynor contro Goblin. Raynor contro Goblin. Sicuramente una serie interessante, soprattutto per vedere fino a dove vuole Goblin, arrivare Goblin, esatto. Fino a dove Goblin può spingersi, perché ricordiamoci, è un po' l'underdog di queste fasi finali. Goblin ha fatto un cammino notevole. Sì, notevole. Sì, assolutamente. Comunque, ricordiamo, se non sbaglio, non prima del girone, anzi addirittura forse illuminato è andato nel knockout bracket e da lì è risalito. No, no, Goblin è arrivato dritto, dritto. È arrivato dritto? Sì, sì, assolutamente. È arrivato sì, dritto prima del girone e poi controllare il girone group stage 3 e poi ha battuto addirittura Petit Drogo ieri in una serie incredibile. Abbiamo visto il whine, no, da parte di Petit Drogo, che ha whinato se stesso perché essendo entrambi Protoss, ma attenzione, mentre vedete il labbrino da parte di Special, che ha sicuramente riguadagnato fiducia e morale per questa serie. Sembra sempre un po' depresso comunque Special, sì, non sembra mai una condizione, anche contento, se vincesse Blitz, cioè, con... Cos'era? Due anni fa? Vabbè, fa niente, siamo su Kairos Junction Ladder Edition e nell'angolo in alto a sinistra, in colore blu, abbiamo dal team Ocean Gaming Special! Mentre nell'altro angolo, sempre sulla stessa mappa, Kairos Junction, o come cavolo si scrive o come cavolo si dice, dal team Italiano Makers, l'uomo di Ayur, l'idolo della Merkel, Showtime, Duty Proxo, l'idolo della Merkel. Notevole. Ormai lambo un po'. Tra l'altro Showtime, come abbiamo visto anche nei game precedenti, non è proprio così tranquillo, perché sa che Special... Non c'è la fila, attenzione, La vede? La vede, la vede, guarda dove c'è il rally point, guarda, è lì. Però non la vede, lo immagini, la manda lì ma non la vede. Vista, e ora? E mo però è solo una Rax. Sì. Sei un po' scettico. Un po' scettico di quello che sta facendo Special. Che però non gliela fa finire, mi sa. Secondo me sì, ce la fa. Ma sono due SCV. No, guardalo che sta arrivando. Arriva il secondo SCP, ma comunque fastidioso, eh? Sì, comunque fastidioso. Ti voglio proxare una sulla Rax, in qualche modo me la metti e in più mi fai fuori l'SCV. Sì, comunque rallenti piccola tutto. Piccola win, esatto. Rallenti tutto perché infatti vediamo solo ora parte l'Orbital Command sul Command Center, quindi un delay di 5-10 secondi. E però a questi livelli, a questi livelli è davvero importante, anche perché comunque dall'Orbital Command escono i muli che aumentano comunque la raccolta di minerali. Boostano tantissimo la raccolta di minerali. Adesso gli lascia la porta aperta, invece no, lo trolla come nel game precedente. Rimasto chiuso dentro alla provera probe da parte di Showtime. Adesso mi hai ucciso l'SCV, allora mi vendico. Ti uccido la probe. Mi vendico. Vediamo che sta arrivando in questo momento il primo Reaper, sostanzialmente dovrà
forse cambiare qualcosa nelle sue strategie. Chissà cosa aveva in mente mentre sta arrivando adesso il Reaper. Ma c'è lo Zilot, vediamo la micro anche più che altro perché sta arrivando anche l'Adepta. Buona la micro da parte del Reaper, buona la micro da parte dello Zilot, ma i danni fatti sono sostanzialmente zero nessuno. Sì, non ho capito benissimo. Rischia anche di cadere quelle Reaper, sai? No, ce la fa. Non ho capito. Secondo Reaper però, di nuovo, dopo che si è portato a spasso l'Adepta, che però saggiamente sta riportando indietro, però sta già uscendo uno Stalker, quindi... Esattamente come prima, sembra, sì. No? Due Reaper, una Helion, arriva anche il secondo Command Center, dall'altra parte arriva immediatamente... Probabilmente è una build studiata anche per il meta... Attuale che hanno in Corea. Perché comunque abbiamo visto comunque l'apertura standard di Showtime è fare l'Adepta seguita dallo Stalker e non vedo come due Reaper e un Helion possano funzionare contro Zilot, Adepta, Stalker. Attenzione perché Zilot, Adepta, Stalker come se fosse una barzelletta si stanno avvicinando abbastanza aggressivi verso la base del povero Special. Non credo che riuscirà a terminare quel secondo Command Center. Vediamo se addirittura sarà costretta ad annullarlo. Vediamo quali saranno le intenzioni. Esatto, due Reaper vanno però. Contrattacco in contropiede. In contropiede però quest'Helion da solo la vedo abbastanza grigia sinceramente. Adesso sta arrivando anche il ciclone potrebbe essere importante da parte di Special, però dall'altra parte deve difendersi. Vediamo intanto quei due Reaper che sono arrivati, vediamo se la regia ce li fa vedere. C'è già uno Stalker, quindi per il momento bene Showtime, direi. Bene Showtime, si sta difendendo molto bene, non ha nemmeno perso l'Adepta tra l'altro. Non ha perso l'Adepta per un pelo, ha perso però questo Zilot, ma comunque ci sta, perché comunque è riuscito a ritardare tantissimo la seconda base. Adesso prova, finalmente Special si porta a casa comunque questa Adepta che tanto aveva anelato. Esatto, sì, la voleva da tanto. Intanto piccoli scambi, attenzione perché c'è già il War Prism, è buono quell'ingaggio da parte di questi Stalker, adesso evitano le mine da parte dei Reaper, ma sembra voler giocare aggressivo. A questo punto Showtime è riuscito a ottenere tanti piccoli vantaggi, ma c'è già un tank che non sarà facile. C'è già un tank, però il War Prism può essere un po' la chiave di volta sul tank, perché riuscire si può micrare, si può droppare sopra, si può andare addirittura in main, nonostante che non ci sia ancora il blink da parte di Showtime, che decide di aprire di nuovo a Robotics Bay. Infatti vedremo se ancora una volta opterà per dei colossi il giocatore tedesco. Per il momento in queste prime fasi, lo abbiamo detto più volte, i piccoli vantaggi hanno parlato a favore del giocatore tedesco, ma la partita è ancora lunga, l'esperienza dei due è altissima, quindi ancora è tutta da giocare questa terza sfida di questo secondo quarto di finale del WCS Spring. Nel frattempo Special decide di andare per la bio, infatti vediamo i potenziamenti per i Marine, 3 Rax con solo Marine, quindi vedremo probabilmente Marine, Liberator, perché ci sono tanti Liberator in produzione, magari qualche tank. Ottimo il surround però con queste probe, si porta a casa facilmente qua Showtime. I due Reaper senza perdere neanche una probe, tra l'altro. Tra l'altro lo vedevamo prima che per Special è fondamentale riuscire a fare di andare avanti il più possibile in questo WCS Spring. Perché? Perché nel WCS Winter è stato sostanzialmente un'estrema delusione, no? Non è riuscito a qualificarsi neanche per l'ultima fase, è uscito al secondo group stage, quindi se vuole anche quest'anno arrivare al BlizzCon ha bisogno veramente di fare più punti possibile a questo WCS Spring. Sì, anche perché comunque per quanto stia andando bene la sua run al GSL attualmente, in mezzo ai coreani non è comunque semplice, cioè significa che devi arrivare in semifinale in questo, probabilmente anche nel prossimo, fare un ottimo piazzamento a un super tournament, sicuramente non semplice. Adesso arriva l'ingaggio a centromappa, comunque si stanno un po' ancora studiando i due player, cioè Special che sta avanzando con tra l'altro c'è un po' di roba, ci sono anche gli SCB. Nel frattempo questo Liberator, quello che vuole nella base, si porta a casa già 5 probe, forse si salverà anche, però sembra non esserci abbastanza roba da parte di Showtime per difendersi da questo push, perché 3 tank sono davvero temibili. E arriva in questo momento l'ingaggio da parte di Special, che ha salvato con pochissima vita quel Liberator, un attacco un po' alla Clem, glielo abbiamo visto fare il giocatore francese più volte, però arriva adesso il Colosso, non mi sembra ci siano già le lance estese da parte del giocatore Protoss. Però le sta cronobustando, dovrebbero terminare entro una decina di secondi, forse qualcosina in più, certamente serve qualcosa, serve un miracolo qua da parte di Showtime per rompere questo assedio. Cade addirittura al pilone, però c'era già l'altro in produzione, infatti lance termiche finiranno tra 4 secondi. In questo momento devi aspettare l'uscita del secondo colosso e provare a contrattaccare di qua, ma non sembra potercela fare perché ci sono comunque sempre tantissime unità da parte di Special in difesa. Si scambiano i bunker colpi addirittura. Si scambiano colpi, ma ci sono ben 3 bunker in produzione, potrebbe andare giù quella roba.
quella fabbrica robotica, ma nasce il secondo colosso. Il secondo colosso è fondamentale. Guardate, abbiamo parlato prima dei secondi. Basta un secondo in più o in meno per fare la differenza in una partita. Adesso probabilmente vorrà tentare di aspettare anche il potenziamento per l'armi di terra Showtime. Adesso però inizia ad essere un ora o mai più per lui. Assolutamente, si sta difendendo bene, ma adesso si arriva nuovamente un altro bel numero di unità. Arrivano anche gli SCP, cade, bella, no, mamma mia come lo salva quell'Immortal. Bella micro comunque qua da parte di Showtime, che si trova anche su play bloccato. 88 a 86, non può costruire praticamente più Stalker, ha perso addirittura la Natural. In questo momento Showtime ha bisogno di un miracolo. Buono comunque il lavoro qua a centro mappa, prova il contrattacco, però non so davvero come riuscirà a difendere la sua base principale. A questo punto è rimasto a una sola base il giocatore tedesco, è riuscito in qualche modo, sta cercando di tenere sotto pressione. Però tutte queste adepte possono essere fastidiose. Ci sono un buon numero di adepte, prova. Però c'è il Liberator adesso, il Liberator direi che è la chiave di volta per la difesa di Special. Sì, anche perché continuano ad esserci anche tanti Marine che quindi non permettono allo Stalker di attaccare impunemente questo Liberator. Impunemente, bellissimo. Attenzione perché potremmo essere vicini al 2-1 da parte di Special. In questo momento parliamo di un miracolo da parte di Showtime, ma sempre più difficile la sua situazione. È indietro sul numero di laboratori e insomma essere a una base a 8 minuti e 56 non è proprio in massimo. C'è da dire che comunque il giocatore Terra ne ha due basi, non a 3, non lo vedo 4. Molto convinto Showtime. No. Ha bisogno davvero di un miracolo, adesso sta aspettando questi ultimi gate per provare a warpare tutto e proverà addirittura ad attaccare dall'altro lato. Ottima scelta questa, perché non ci saranno i bunker, ci saranno i tank che saranno scoperti inizialmente. Vedremo un po' cosa vorrà fare di preciso. Tra l'altro va giù in questo momento anche il Cybernetic Core, 9 minuti e 24, probabilmente proverà una sorta di base trade forse Showtime. Sembrerebbe proprio di disperato, sì. Disperato, ma giustamente non c'è molte altre alternative. Attenzione però, questi marini intercetteranno tutto. No, si muove, fa un buon giro largo, però c'è sempre una piccola variabile da considerare. Adesso, che le strutture attenzione perché volano. Questa CV sale a scoutare, vede la scan, vede che c'è solo un colosso in questo momento. Deve iniziare a puzzargli un po' qua Special. E ora parte, tornano indietro. Tornare indietro. Perché torna indietro? Ci sta? Probabilmente vuole provare a chiudere il suo avversario, a reggere questo attacco ed essere poi tantissimo in vantaggio. Però attenzione perché tutti questi SCV sotto i colossi non sono proprio ottimali, ne cadono ben 18. Attenzione perché questi due colossi stanno facendo il bello e il cattivo tempo. Però l'unità di terra di Showtime in questo momento non sembrano abbastanza, perché qua ci sono i tank, costretto ad arretrare il giocatore Protoss. Allora, probabilmente se c'era un modo per rimettere un po' in gioco questa partita era tornare indietro, anche perché più che altro ha visto non c'era niente con l'altro manipolo di unità, avrebbe potuto probabilmente andare a muoversi in avanti, ma non c'è niente da fare, ormai era già troppo tardi, arriva il GG 2-1 Special, che è il primo match point della serie. Davvero, complimenti Special, perché ha giocato una partita diversa dalle due precedenti, perché è stato aggressivo fin dalle anche prime stretchy. Fasi del game. E ha preso comunque anche abbastanza di sorpresa il suo avversario, che non era pronto ad holdare un attacco del genere, nonostante avesse visto che le unità stavano partendo. Quindi davvero complimenti per il giocatore Terran. Adesso vedremo un po' quale sarà la risposta del giocatore del Team Makers. Adesso è, infatti, nonostante fosse partito avanti 1-0, adesso sta al giocatore Protoss inventarsi qualcosa per cercare di fare il comeback nella serie. Vi ricordiamo che chi vincerà questa best of 5 sarà l'avversario di uno dei grandi favoriti di questo torneo, che è appunto NiB. Diciamo che un po' sulla carta, anche vedendo la classifica, il ranking che in questo momento attuale della classifica non coreana, NiB, Serral e Raynor sono un po' i favoriti per la vittoria anche finale. Proprio a livello di questo qua è il secondo evento grosso, quindi finito questo evento saremo più o meno a metà della stagione competitiva. C'è un bello scalino, c'è una bella differenza di punti, se non sbaglio già sui 600-700 punti dal terzo, che è Raynor. E quindi anche perché sulla carta, appunto, abbiamo detto, da una parte Raynor vincitore del WCS Winter Europe, NiB vincitore del WCS Winter America, Serral campione del mondo, e comunque campione in del qualche mondo modo comunque ha fatto un'ottima run all'IEM, ha fatto un'ottima run comunque anche al WCS Winter, ha perso in finale appunto da Raynor, quindi ha accumulato anche lui tanti punti
un po' ovunque. Tra l'altro il grande classico europeo, quindi Serral contro Raynor, se tutto va bene, sarebbe previsto per la semifinale della parte inferiore del bracket. Ma intanto attenzione, perché si sembra quasi pronti forse alla partenza che, di quello che... tra l'altro semifinale, seconda semifinale, quindi subito dopo quella partita chiunque dei due vincerà avrà ci una finale. Ci sarà subito la finale. Non vorrei essere proprio nei però loro panni. Però di solito qualche minuto di pausa la fanno, un po' di interviste, un po' di come ti senti prima della finale. Intanto attenzione, vedete il palco, vedete il main stage direttamente da Kiev. Forse potremmo anche vedere inquadrata la mamma di Raynor, però non sappiamo dove è posizionata nel vario palco. Attenzione, se si apre il sipario, la concentrazione negli occhi dei due giocatori. Ancora non ha le mani sulla tastiera, però... Sì. Ah, Special comunque non sembra rilassatissimo, perché si muove molto, è un giocatore che quando è rilassato lo vedi che è proprio lì fermo, immobile. Showtime anche lui si guarda un po' attorno, vedremo un po' cosa avrà in serbo comunque per il suo avversario, se deciderà di giocare di nuovo standard, andare di nuovo per i colossi oppure variare un po'. Già, per il momento quando è andato sui colossi nel secondo e il terzo game non hanno pagato, non hanno ripagato, ma amici ci siamo, potrebbe essere il game decisivo. Se questo giocatore Terran del team Ocean Gaming andrà a vincere, abbiamo From Mexico e lo Special! Invece sul lato destro della mappa, in colore rosso, un'altra, possiamo dire, Italian Hope from Team Makers, abbiamo Showtime! Automaton, non so se è una mappa che ti lascia intendere qualcosa di particolare in un Terran contro Protoss. Ma è una mappa abbastanza standard, no, standard non è la parola corretta. Diciamo che è una mappa classica, nel senso che abbiamo visto spesso questa mappa a livello competitivo perché è molto apprezzata dai player. Ok, continuiamo pausa. A parlare. Oh, sì. Pausa, nel frattempo continuiamo a parlare. Speaking YouTube, eh? Speaking? Ah, ok, intende. Le spike del... Ah, ok, ma probabilmente stanco, inizia a vedere le lucine e ora sviene.